Ciao a tutti, ben trovati e ben sintonizzati sul palco di Lucca Risuona TV. Io sono Diletta Casanova e sarò qua per presentarvi questa rassegna. Avremo sul palco 7 band locali, tutte molto diverse per genere e stile, ma con un fil rouge, la originalità delle musiche proposte e la città di provenienza, la nostra Lucca. Lucca Risuona infatti si propone proprio per continuare a far sì che arte e intrattenimento siano ancora protagonisti in città. Ringraziamo per il contributo e l'aiuto alla realizzazione di questo evento il Comune di Lucca e la Fondazione Banca del Monte di Lucca. Avremo con noi Fede gli Infedeli, Maca, Max e Radio Chaos, Tuesday's Cockroaches, De Pietro, Nemo ed Effenberg. Adesso passiamo al prossimo concerto che sarà sul palco di Lucca Risuona tra pochi secondi, quei pazzi scatenati di Fede e gli Infedeli. La sigaretta ormai e sento che non arriverai. Io maledico quel giorno in cui noi, quel caffè che ci ha fatto incontrare, i baci che mi dai. Buonasera, siamo Fede e gli Infedeli e questo era il primo pezzo, si chiamava Il frutto proibito.
Ora facciamo un'altra canzone, ma prima di farla eseguirò un rapido cambio abito. Thank you.
Dunque, questa è una canzone che sembra parlare del rapporto con una fidanzata un po' pallosa, un po' gelosa, di quelle sempre ma che fai? Insomma, di quelle che te la menano. In realtà non è una fidanzata gelosa, ma è il rapporto con la nostra mente, o meglio con il nostro superego, con quello che abbiamo imparato fin da quando eravamo piccoli, è quello che ci insegna, se vogliamo, che ci insegna, che ci aiuta a sopravvivere, ma che a certe volte prende un po' troppo il sopravvento con il suo eterno giudizio sulle cose e ci impedisce di vivere la vita come vorremmo viverla. E quindi questo pezzo si chiama Avidamente. Cause he's
vivo fra le nuvole, ma la tua realtà così fredda non mi va. Mi puoi dire che ancora credo nelle favole, ma la tua realtà così stretta non mi sta. Velocissimamente il gruppo. Alla mia destra Elisa Ghilardi e la sua meravigliosissima voce. Seduto, leggermente infermo a causa di un problema alla schiena, ma sempre pienamente operativo dal punto di vista musicale, Francesco De Violin Carmignani. Il suo fratello in armi o in strumenti, Claudio Sax Fabiani. Alla sinistra di Claudio Fabiani, Luca Giovacchini e la sua chitarra. Alla mia sinistra il mio amico e bassista fraterno Alessandro Azza Paolucci. Questi qui dietro ve li presento in coppia e sono Piero Perelli e Matteo Sodino. Dire che ancora vivo fra le nuvole, ma la tua realtà così fredda non mi va. Mi puoi dire che ancora credo nelle favole, ma la tua realtà così stretta non mi sta. Era avidamente. La prossima canzone, lasciamo finalmente il pallino del gioco vocale a Elisa Ghilardi e si intitola Invisible Boy. È praticamente una medley fatta anche questa con il tema di una canzone che ho scritto per Il ragazzo invisibile, che è un altro film di Gabriele Salvatores di qualche anno fa. È una medley della stessa canzone, praticamente sono due arrangiamenti che si susseguono uno dopo l'altro. Thank you.
invisible boy. What my heart change, I don't will see a child with a toy.
simple boy. What my heart changed, I don't will see a child with a toy. Questa invece è la prossima canzone, si intitola Grace, e come quella precedente, questa non appartiene a nessun film, ma come la precedente l'ho scritta riarrangiando completamente la melodia di una canzone di Giacomo Vezzani, che è un poliedrico meraviglioso artista, attore, cantante, compositore, che mi ha concesso di lavorare sulle sue melodie, e abbiamo scritto sia Invisible Boy, che la canzone che avete appena sentito, che Grace, che è quella che state per sentire. City, oh, flesh and what a pity. And a violet tower, New York, since I found some rest. Time for hot sleeping, running out of breathing. And a violet tower, falling snow from the sky.
Watching people moving higher. Tell me what's your story. Stop and sing your glory at the violet tower. At the end of the day, walk and pray. Please let me stay.
Elisa Vilardi. Noi siamo Fede agli Infedeli, grazie. Ciao a tutti e bentornati sul palco di Lucca Risuona TV. Io sono qua con Fede e i suoi infedeli, questa masnara di pazzi che hanno appena fatto un concerto della Madonna. Siamo contentissimi di avervi qua con noi, veramente è stato spettacolare, un'energia fortissima e grazie a voi, grazie a voi, veramente grazie. E tra l'altro la crema dei musicisti lucchesi, cioè dei mostri, no? Ben selezionata negli anni, come si dice. Non abbiamo dubbi, maestro. E Fede, mettiti qui, ora 10 minuti li presenti tutti. 10 minuti. Sarò rapido ma esplicativo. Alla mia destra ho Francesco Carmignani, il violino del gruppo e uno dei miei musicisti più antichi, perché sono già 20 anni. Cioè, ha dato del vecchio subito così. Un po' lo so. No, dai, dai. Vabbè, ma noi non abbiamo paura del tempo che passa. E niente, siamo da 20 anni che ci conosciamo, ci siamo conosciuti in una lurida discoteca di Arezza, ubriachi tutti e due, lui suonava e ho detto: accidenti, però sei proprio bravo, dico, non è che potresti venire da me a fare qualcosa. E poi da lì è partita questa collaborazione, abbiamo fatto un sacco di... lavorato su molte colonne sonore insieme, quindi insomma è uno, dopo uno delle parliamo anche di quello, basi tanto portanti del gruppo. Poi abbiamo Claudio Fabiani, che è arrivato di conseguenza a Francesco Carmignani, perché loro sono fratelli in musica, non so se anche di sangue, ma poco ci manca. E Claudio si occupa dei fiati, cioè quindi dei sassofoni e dei flauti. Uh-huh. E ha un apporto non solo musicale ma anche scenico fantastico, notevole, come avete visto, come abbiamo visto. Laggiù invece c'è forse il più antico dei miei amici musicisti, perché con lui addirittura ci conosciamo dai tempi in cui andavo a registrare nello West studio Link. Dal West Link, lo studio di Cascina di Ovi Sportello e Ovi Sportelli. Ciao Ovi. E di Alessandro Paolucci, appunto. E niente, lui è, direi che è il bassista, il mio bassista storico. Perfetto. Accanto a lui abbiamo Luca Giovacchini, invece chitarrista che qui credo conosciate tutti molto bene. È un mio, anche lui è un mio carissimo e fraterno amico, ed è bravissimo. L'unica cosa è che non so mai cosa aspettarmi quando mi fa il solo, perché ogni volta fa una cosa diversa e io sono lì a dire, però poi alla fine mi piace sempre, quindi va benissimo. Direi che caschi sempre in piedi. Sì. Comunque accanto abbiamo Elisa, la parte bella non so se si vede. Elisa, sì, se la riuscite a vedere, mi abbasso. Elisa, che merita molto, è la parte bella dell'aspetto vocale dei Fedeli di Infedeli, perché l'altra parte sono io, quindi. Invece lei è una cantante, la cantante vera, e come avete sentito interpreta alcune canzoni lei in prima persona, e anche lei è un'amica a cui non potrei mai pensare di cambiare cantante e corista. Il gruppo senza di lei non avrebbe lo stesso aspetto, la stessa anima. Passiamo dietro e abbiamo Matteo Sodini alla batteria e percussioni. E anche Matteo è un grandissimo amico, un grandissimo batterista, è il nostro animale, è quello che ci porta la linfa vitale. No, davvero, a me mi aiuta, cioè, i suoi grugniti così ogni tanto lo sento, dico wow, così stiamo andando bene, veramente, è fantastico. Dietro invece abbiamo quello che ho sempre definito la nostra mascotte, quello che ci fa sembrare più giovani e più belli, che è Piero Perelli, fa anche rima. E lui è il primo batterista, Matteo si è aggiunto in un secondo momento, è il primo batterista con cui sono nati Fedeli Infedeli. Poi dovrei dire una cosa, ma forse è meglio che la dica dopo. Chi manca? Luca Contini, che è andato a prendere una cosa in macchina, con la macchina a casa, perché ci dimentichiamo sempre qualcosa, che lui è il nostro sound engineer e soprattutto il nostro fonico del cuore, è un
un uomo non sai dove finisce l'uomo e dove comincia il tecnico, insomma, è meraviglioso. Cioè, io sono innamorato dei miei praticamente metà intervista solo per presentare tutta questa masnara di gente, ma va benissimo così, è giusto. E passiamo subito alle domande di Rizio. Senti, infedeli, a che tipo di infedeltà vuoi fare riferimento? Ma un po' a tutte, sia quella religiosa che a quella di relazione di coppia. Ma la vera ragione per cui loro si chiamano infedeli è perché, essendo molto molto bravi, hanno un sacco di gruppi altri con cui suonano. Sì, e per cui certe volte che metterli già tutti insieme per le prove, insomma, è una bella impresa. I concerti ci si fa un po' di più, ma anche lì, insomma, quindi mi sono abbastanza infedeli. Li amo molto, ma loro non corrispondono così tanto, mio amore. Perfetto. E, senti Fede, io ho provato a tirare giù un pochettino tutta la storia della tua carriera artistica, musicale, ma alla quarta pagina mi sono fermata perché mi faceva male la mano. Sì. E quindi ho smesso. E niente, ti chiedo, perché tu sei, insomma, veramente un artista veramente a 360 gradi, sei quasi un performer anche, non so, non è che ti voglio fare una sbiellinata perché per questo c'è già Francesco. Però raccontaci un pochino brevemente, per chi ancora non ti conosce, sì, la tua storia. La mia storia è presto detta. Diciamo che la mia formazione artistica vera, oltre a quella dello studio del pianoforte classico, in cui mi sono diplomato al Conservatorio di Livorno, è stata l'ascolto di una quantità inaudita di musica classica. La roba da fare veramente, da certe volte che mi usciva dagli orecchi, costretto coattivamente da mio padre, io abitavo in quella casa quindi non potevo sottrarmi, però devo dire che è stata la mia vera formazione artistica è stata tutta quella musica classica ascoltata da piccolo, perché come dico sempre, al di là di tutto quello che si può studiare teoricamente, anche praticamente sullo strumento, almeno dal punto di vista compositivo, il primo nutrimento è tutto quello che hanno scritto gli altri, no? Quindi, e quando si parla appunto di Bach, di Mozart, di Beethoven o di tutti i romantici o del periodo impressionista, insomma, si parla di musicisti che dopo che li hai ascoltato lasciano delle tracce che poi puoi andare a recuperare ridigerendole in diverse maniere e scrivendo cose tue. Beh, solo se hai avuto, secondo me, un grande nutrimento. Io ho avuto questo supplizio, ma è stata anche una fortuna. È stato un po' quello che ti ha aiutato nella tua carriera. Perché tu hai appunto lavorato anche come autore di colonne sonore, no? Per importanti registi italiani come Salvatores e altri. Ci vuoi raccontare un po' come ti sei avvicinato a questo mondo? Mi sono avvicinato in una maniera fortunosa, perché la fortuna è sempre un elemento fondamentale nella vita, perché ci vuole. Certo. Avevo comprato da poco il primo computer, un Atari con un mega di RAM, che era tutto quello che prendeva, però ci potevano cominciare già a attaccare gli altri sintetizzatori a fare un po' di musica, e mi ero comprato questa cosa qui. Ero molto amico di Rita Rabassini, che è ancora l'attuale compagna di Gabriele Salvatores. Ex moglie di Diego Battantuono e poi compagna di Gabriele Salvatores. E niente, io scrivevo queste cose un po' assurde, lui aveva appena preso l'Oscar per Mediterraneo e si prestava a girare Puerto Escondido, e così per scherzo mi disse: ma perché non provi a farmi una di queste composizioni elettroniche, una cosa per i titoli di testa del film? Io gliela feci, gli piacque, e allora poi a quel punto mi hanno fatto fare un altro pezzettino, poi dopo il film dopo, e insomma, poi è arrivato qualche premio, che non, i premi non servono a niente se non a farti conoscere altre persone che ti permettono di lavorare. Quindi gli si è aperta anche la finestra con De Laurentiis e Vanzina e la collaborazione con loro. Poi con Gabriele c'è stata un'interruzione negli anni, diciamo, 2000, però sia nel 90 che adesso collaboriamo molto, sempre molto spesso, quindi insomma lui è rimasto. Carlo purtroppo non è più fra noi. Infatti con Diego Battantuono è rimasta un'amicizia e ha tra l'altro fatto anche un ruolo, no? In un video degli Infedeli. Sì, in un ruolo dove te fai ora la vaga, ma ci sei anche te.
Sì, cioè, fra l'altro è il video che si riferisce alla prima canzone che abbiamo suonato stasera, e come avete sentito il finale è piuttosto rocambolesco e lui si è prestato di buona voglia a fare questa parte. Non perché ci sono io, ma vi invito veramente a vederlo, quel video è Il frutto proibito, Fede gli infedeli, perché è veramente uno spasso, è divertentissimo, è stupendo, non vi dico niente, se no si spoilera, però va visto. E senti, coinvolgiamo un pochino queste persone. Assolutamente. E perché quello che fa pensare, ora io perché li conosco personalmente, so che hanno tutti una formazione, un background molto personale, però non si vede questa roba, cioè sembrate proprio un'unica entità. Entità. Esatto, e quindi mi chiedo, cos'è prima cosa che vi fa essere così amalgamati, ben amalgamati? E anche appunto, qual è il vostro background in realtà? Da cosa venite? Da cosa... Dunque, cos'è che ci fa essere così amalgamati così, durante il concerto? Durante il concerto, durante i vostri... Preferisco non rispondere. In prima. Ci censurano. No, no comment. No comment. Invece il background di questi ragazzi è molto diverso, perché ognuno, insomma... Però noi... Ce la facciamo? Sì, fare... sì, no, non so se si può passare il microfono. No, il microfono non lo passo. Ci sono tre persone che dicono che... Okay. Allora, i tre dotati del microfono parlino del loro background. Prego, prego, Luca Giovacchini. Ciao a tutti. Questa è una bella domanda per questo gruppo, perché siamo tutti diversi. Cioè, io, per quanto mi riguarda, ho un background che viene dal blues, dal folk, dal rock, dal jazz, tutta questa roba qua, perché... Il contrario di Federico, che aveva un papà che lo costringeva a ascoltare musica classica, il mio papà mi costringeva a ascoltare blues. Quando arrivavo magari a 18-19 anni a casa con un gruppo inglese, che ne so, tipo punk, clash o qualcos'altro, gli facevo vedere il vinile appena comprato, mi guardava e mi diceva vieni, vai. E mi metteva su un disco di John Lee Hooker e dicevo ok, vabbè, gli davo ragione un pochino, no? Poi dopo un po' gli ho dato ragione sempre di più, fino a che c'è, cioè, la ragione la do sempre di più, anche se il gruppo che ho citato, i Clash, sono degli eroi. Certo, certo. E quindi questo per me è stato il mio, cioè il blues è stata la mia cosa più forte che ho approfondito, insieme a tutta la parte americana del folk, Bob Dylan, questa roba qua. E... questa bene, è la mia bene, storia, bene. Insomma musicale. Certo, certo, grazie Luca. Te lo sai. Sì, lo so. E poi chi altri vuole intervenire e raccontarci un po'? Beh, Francesco, noi Carmignani, violino. Penso parlo anche per nome del mio compagno, fratello. Abbiamo fatto studi classici insieme al Conservatorio di Livorno, anche noi come Federico, siamo diplomati al Conservatorio Mascagni di Livorno. E quindi abbiamo un passato di musica classica, ma poi dopo ci siamo comunque autocoinvolti anche in altre situazioni, dal pop alla musica elettronica, in discoteca, con tantissimi gruppi di tutti i generi, dalla musica irlandese al folk, alla musica italiana, alle cover. Abbiamo un'esperienza un po' globale, sì, abbiamo sì, allargato sì. I nostri campi. Poi abbiamo anche, qua un attimo passo la parola a Alessandro. Ah, non lo posso passare? Abbiamo questo problema. Purtroppo per via del Covid non possiamo però passare niente. Però lo dico io, Ale è un punk, rockers. Esatto. Sì, veramente, lo è. È stato uno dei primi. Sì, però, però Alessandro è un punk rocker che sa suonare le cose anche funky. Che sì, sa sì, suonare... sì, è un mostro. Ecco, appunto. È vero. Soprattutto ritmicamente. Concordo. Io ti chiedo un'ultima cosa, appunto, dove possiamo ascoltare e acquistare la vostra musica, appunto questo disco, oppure anche altre produzioni? Allora, il nostro... siamo sulle piattaforme Spotify, le solite piattaforme Amazon Prime, On Demand, e anche su iTunes. E se chi vuole si può scaricare il disco in forma digitale. Se qualcuno è proprio innamorato, io ho ancora qualche copia, qualche CD, mi chiama, mi scrive, gliela mando. E niente, poi sono sulle solite piattaforme sì, digitali. Certo. E ci sono delle novità in uscita, dei brani? Sì, e la novità è l'ultimo brano che avete sentito, che andremo a registrare proprio la prossima settimana da Gianni Bini allo studio House of Glass di Viareggio. Sì. Che è sempre una garanzia di altissima qualità, e poi verrà realizzato anche un video di questa canzone. Wow.
e faremo l'adeguata promozione, quindi spero dovreste sentirne parlare. Bene, bene, ci informeremo. E io ti lascio 10 secondi, quello che vuoi, per ringraziare o per salutare o per dire qualsiasi cosa alle persone okay. che ci stanno seguendo. Grazie, grazie. Sì. Innanzitutto grazie diretta. Grazie. E grazie a tutti voi dello staff che non vi vedo, grazie a David che ha sempre questa voglia, questa energia di fare cose belle, importanti, in questo momento ancora più importanti, perché per noi stare qua a suonare, voi non sapete la gioia che stiamo provando in questo momento e che abbiamo provato prima. E quindi grazie a tutti, grazie allo staff, e poi volevo fare un saluto alla mia compagna Valentina e alla mia piccina Lodovica, che spera che abbia guardato lo show. Grazie a tutti. Io ringrazio Fede e i suoi infedeli e per queste chiacchiere, le risate, il concerto, e ci vediamo prestissimo per un altro concerto qui sul palco di Lucca Risuona TV. A prestissimo, ciao ciao. Ciao a tutti dal palco di Lucca Risuona TV. Sono in compagnia del presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Oriano Landucci. Buonasera. Buonasera a lei. Salve. E ci spiegherà qual è la mission della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Prego. Grazie. La Fondazione Banca del Monte di Lucca, come tutte le fondazioni di origine bancaria italiane, sono 88, è nata nel 1990. Noi siamo la continuazione di quello che era il vecchio Monte di Pietà, nato nel 1489, ma la storia non la tocchiamo perché sennò non si finisce più. Qual è lo scopo, la mission della Fondazione Banca del Monte di Lucca? I settori prevalenti che vuole realizzare sono quelli della cultura, e lì è un mondo intero, è quello del sociale e della formazione, è quello dello sviluppo del territorio, è quello della filantropia in senso generico. Ecco, questi sono i punti cardinali dei nostri progetti. È chiaro che ogni progetto che facciamo poi non è molto facile dire di quale settore è prevalente, perché a volte un progetto è orizzontale, è sia di formazione, sia culturale, sia di sviluppo economico. Grazie mille, Presidente. Un saluto, a presto.